cosa ci fai? Cosa ci prepari oggi? Oggi faremo un arrosto di tacchino con delle erbe aromatiche e una millefoglie di verdure, dove utilizzeremo la menta che poco fa con il nostro farmaco c'è stato, insomma, l'interruzione. Quindi abbiamo due lavorazioni, anche la nostra è una ricetta primavera verso l'estate, insomma, l'adattiamo con quello che certamente, c'è. Giusto, anche perché, no? Abbiamo la fesa di tacchino, che è una carne bianca veramente versatilissima, che adesso andremo a fare... Questa lavorazione qui molto semplice, può essere anche preparata. Stai mangiando? No, ti prendo alla lettera, io posso mangiare, assolutamente. Ma quando tu fai tanto allenamento e tanto sport, puoi permetterti di mangiare di più. Motivo per cui io faccio quella poca ginnastica che faccio con la pistola alla tempia è perché voglio mangiare di più. Scopo è quello lì, perché è vero. Non per il chilo in meno, ma per la teglia in più. No, per tentare di rimanere almeno uguale, perché è un attimo mettere su, no? Senti, apriamo il nostro... Apriamo la fesa di tacchino, sì. Poi ci aiutiamo con un foglio di pellicola, carta da forno. Andiamo a batterla in questo modo. Così. Anche abbastanza. Tu mangi tutto, Lorella, o c'è qualcosa che non ti piace proprio? Guarda, non mi piacciono i peperoni. E basta. Quindi però in generale la cipolla la uso proprio solo un po' per il sugo, ma non ma tu mangi non la devo spesso vedere. O mangi, sei quella che mangio più a pranzo? No, io mangio meno, ma tanto spesso. Vedi? Ho trovato un equilibrio. Cioè tipo 5 volte al giorno, come dice Levenina. 5 volte al giorno, esattamente. E quindi fammi un esempio, intanto che combiniamo l'arrosto. Ma quindi, non so, la mattina, vabbè, di solito, che ne so, gallette di riso con appunto anche del tacchino, del prosciutto cotto. Quindi salato. Salato, ma può essere anche, che ne so, due fette biscottate con la marmellata. Certo. Poi faccio uno spuntino metà mattina e anche lì lo stesso potrebbe essere un... gallette di riso, tacchino, comunque vado un po' più sulle proteine e sul salato, un pasto regolare che sia anche carboidrati, non tantissimi, no, vero, 50-60 grammi, però insomma tante proteine. Metà pomeriggio di solito mangio un frutto con della frutta secca, mandorle, noci, nocciole, e poi una bella cena soprattutto proteica, carne, pesce, uova. Vedi. E verdure, tante verdure. No, ma anche perché poi allenandoti tanto hai bisogno di più spuntini, chiaramente. Poi Levelina lo dice sempre, i cinque. Ma poi soprattutto perché non arrivi a pranzo, a cena, che non muori dalla fame, affamato, è un fatto metabolico. Da mangiare qualsiasi cosa. Ma poi ognuno ha le sue cose. In più devo mangiare, ho capito che alla mia età devo mangiare poco la sera. È l'unico modo per tenere un po'. Cioè io a pranzo posso anche mangiare più o meno fai qua, come dire. Però la sera assolutamente solo proteine o molto poco, perché è un attimo. È un attimo. Cioè cosa si dice? Una vita, poi una vita quattro e tu sei fianchi. Che è così, è vero. Ma no, dai. Allora intanto guarda, questo è proteico, il tacchino di cui lei ha parlato, questo è un arrosto di tacchino. Abbiamo spennellato con un po' di senape, che a me piace molto, con le carni bianche, sale, pepe ed erbe aromatiche. Ho utilizzato la salvia, il rosmarino e il timo. Bene, questo è già bello. Vedete, poi usando la senape, bello gustoso. Bello gustoso senza metterci troppo sale. Che lo arrotoliamo. Sale non fa bene. Lo arrotoliamo su se stesso in questo modo e lo andiamo, con l'aiuto del nostro spago, a legare o imbrigliare. Sei una brava cuoca o fai cose basse? Adesso, brava cuoca, però me la cavo. Te la cavi, dai. Però non so, una lasagna la so fare molto bene. Mi viene bene la paella, non chiedermi perché, una volta ho fatto l'esperimento mi è venuta benissimo e quindi quando voglio fare bella figura... Anche i tuoi ragazzi ti aiutano, no? Sì, anzi devo dire, soprattutto i maschi quando ci si mettono... Vedi? Bravi. Sono sempre belli, i suoi ragazzi sono molto ambiti, adesso non so se sono fidanzati, ma io mi ricordo Giovanni era... così... Vabbè, non si può dire. Io ne ho incontrato uno una volta a teatro a vedere lei e c'erano tutte le ragazze che... In fila. Invece di guardare, tutte girate, è vero o no? Sì, non guardavano noi. Guardavano lui, però è giusto. Assolutamente. Allora, abbiamo legato il nostro arrosto. Aumentiamo con un po'. La senape. Così. Andiamo ad aggiungere un goccino d'olio nella casseruola e lo facciamo rosolare da tutte le parti. Facciamo prima una rosolatura in casseruola. Adesso aggiungiamo degli ortaggi
quindi questo ce lo spostiamo. Comunque è vero che anche noi adesso, andando sulla primavera, alleggeriamo un po', no? Perché una volta, cioè in inverno si mangia di più, ma si consuma di più, Evelina, d'inverno o no? Ma è sempre, o si dipende. Mangia solo di più, esatto, perché fa più freddo? Un po' un'abitudine, perché poi alla fine stiamo tutti in ambienti caldi, eh? Non è che viviamo al freddo. Ecco. Infatti in montagna si dimagrisce. Esatto, sì, perché allora ci si muove. Alla temperatura bassa, e quindi la maggiore necessità di vacanza è l'aspetto, non la montagna. Da questo punto, esatto, di vista è meravigliosa. Infatti è l'unico posto dove io non ingrasso, la montagna. In montagna? No. Perché sci anche. Sì. Beh, ma anche negli studi qua quest'inverno si stava bene, voglio dire, la fresca, ma li magri. Si gelava e quindi si stava bene. No. Si stava bene, vedi? Questo però è un, guarda, un piatto che secondo me allora là potrebbe piacere, perché vedi, abbiamo messo il nostro arrosto arrotolato con un po' di senape. Sì. Poi sedano, carote e cipolle. Classiche verdure d'arrosto. Le andiamo ad aggiungere in un secondo momento. Così. Mettiamo uno spicchietto d'aglio. Ce l'abbiamo qui. Abbiamo il nostro chef qui. Cioè, Alfio, la parte delle verdure, no, giusto? Alfio aiuta, ma perché vuole mangiare. No, non è vero. Sa che... Non è vero, non mangi, aiuto niente proprio tu. Di cuore, eh? Non mangi niente tu qui, vero? Mai toccato. No, no. Si vede? Cosa si vede? È particolarmente attento. È particolarmente attento alla sua linea. Abbiamo sfumato col vino? Sì. Poi... adesso... Ah, dai. Allora, se uno vuole continuare la cottura in casseruola, nessun problema. Brodo, coperchio, lasciamo cucinare in casseruola. Essendo un arrosto, lo andiamo a mettere in forno, quindi esatto, lo andiamo a trasferire. Vuole andare in forno, lo mette in forno. Lo andiamo a trasferire qui, mettiamo tutte le verdure sopra, che poi sarà anche la nostra salsa. Un Avete po' di brodo. Un piatto familiare proprio della domenica, sì? Un piatto vostro. Le fettuccine. Fettuccine al ragù. E chi le fa le fettuccine fresche? No, io le faccio, non le faccio belle, buone come le faceva la mia nonna, però ecco, quello è un piatto che mi ricorda l'infanzia e che devo dire poi alla fine ho abituato anche i ragazzi e ci piace. Poi le faccio non spessissimo perché non è così semplice, no? No, richiede però un po' di tempo. Domenicale, magari. Però è uno di quei piatti proprio che fanno tanto famiglia. È vero, hai ragione. Un po' come la lasagna che citavi, esatto, prima. A casa mia la lasagna, la domenica la lasagna. Cioè sempre. Vedi, gira giri in Emilia, venite. Sì, è vero. Allora, quanto è stato questo arrosto dentro per essere cotto? Abbiamo abbassato la temperatura a 150 gradi, quindi un po' più bassa della cottura canonica, circa 35 minuti. Chi ha un termometro controlli all'interno, almeno ci vogliono 65 gradi al suo interno. Se poi... le verdure, io prima le ho tagliate molto grandi, questi ragazzi sono stati bravissimi, le ho tagliate più piccoline, ma tanto siccome dobbiamo frullare tutto... Dobbiamo frullarle, quindi ci facciamo la quando dobbiamo salsa. Frullare non state lì a farli troppo precisi, perché tanto poi vanno dentro nel frullatore. Bravissimo. È una fatica, però tante volte vedi la precisione, uno è preciso... L'uniformità di cottura. Esatto. Più che altro. Ok, questa adesso la frulliamo. Questo vuoi che la frulli? Sì, grazie Antonella. Tanto c'è il frullatore da qualche parte. Ci prepariamo un'altra ricetta. Quindi questo tra un attimo lo tagliamo. Come un'altra ricetta? Sì, perché facciamo il nostro contorno. Faremo una mille foglie di verdure. In questo caso... Oh! Per il tuo... Ti fanno... Oh, sono preparatissimi, Lui è un ballerino, Ero. Lui il suo sogno è... Allora, il vero sogno è la di professione per sei anni, andare ballando con le stelle, non è stare qua in cucina con me, capito? Cioè, gli piace anche quello, però lui è un ballerino... Bravo. Se non avessi fatto il cuoco, ballando con le stelle. Allora, abbiamo fatto, guarda quanto è il trionfo delle verdure. Sì, abbiamo. Vuoi venire, Lorella? Vieni qua, a proposito di tante verdure. Sto cercando di capire. Allora, abbiamo grigliato le melanzane. Vedi, grigliato le melanzane, grigliate le zucchine. Le zucchine, le melanzane condite col basilico, un po' di sale, un po' di pepe. Le melanzane invece con la nostra menta, che ci dà molto freschezza. Poi abbiamo i peperoni, ma questi sono facoltativi. Questi facoltativi, lei non li mette i peperoni, perché poi a certi non li digerisco. Ma c'è chi li mangia, cioè non è che perché non piacciono a me. No, certo. Una cosa. Qua ci mettiamo un po' di timo. E invece qui abbiamo sbollentato dei pomodori in questo modo, quindi abbiamo inciso, li abbiamo passati in acqua, li abbiamo tenuti in acqua fredda. Abbiamo recuperato questa parte qui, che andranno conditi. E l'hai messo in forno? Sì, li abbiamo conditi con, questa è la, noi li chiamiamo, vengono chiamati pomodori confit fondamentalmente, sono conditi con
buccia di limone in questo modo, molto grande, della buccia d'arancia, così. Poi abbiamo... A casa mia si usano molto le verdure, si tagliano, il si mettono timo, nel forno, sì, con un po' di olio, un po' di erbette. Dell'aglio, lì, sì. Lo scalogno, in questo modo, molto grande così. E poi vanno in forno a 100 gradi, quindi a temperatura bassa, per circa un'oretta, 40 minuti, un'oretta. E diventano così, e diventa così in quel modo là. Esatto. Un'oretta perché lasciandoli dentro un bel po' si disidratano, si asciugano. Allora, per fare la millefoglie abbiamo preso della pasta brick, quindi questa è una pasta molto leggera dal punto di vista nutrizionale perché è soltanto acqua e farina e un po' di sale, non c'è burro, che noi andiamo ad aggiungere. Io pasta aggiunto, brick. Sì, il burro glielo metto io adesso, pasta brick. Che cosa metti? Questa è eccezionale perché va sia fritta che al forno, quindi è meravigliosa. Burro, curcuma e come ci insegna la nostra dottoressa ho messo anche il pepe. Perché il pepe? Perché favorisce l'assorbimento della curcumina, che ha queste proprietà antinfiammatorie che sono ormai studiate anche a livello scientifico. E quindi quando usi la curcuma mettici il pepe. Esatto. Pepe e olio. Pepe e olio, perché dà più... cioè, viene assorbita meglio. La curcumina. Una spennellata di burro a sentimento, quindi uno quanto ne vuole mettere? A sentimento, quale sentimento? Che vuol dire a sentimento? Un po', come... 160 gradi per circa 12 minuti. Ok. E abbiamo le nostre sfoglie qui. Vedi? Pronte. Dani, io ti posso dire una cortesia? Dimmi. Lo tagli l'arrosto, per favore. Pronti, come lo vuoi, fetta dritta o fetta... fetta dritta. Vedi che domande, come si parlano loro? Allora, mettiamo, essendo una millefoglie, andiamo a mettere la nostra, il nostro disco di pasta brick, un leggero strato di besciamella, perché sarà quella da collante, no? È come se sostituissimo la crema diplomatica con la nostra besciamella. Poi andiamo a mettere tutte le nostre belle verdure in questo modo. Andiamo a mettere un po' di pomodori, così. E poi anche l'occhio con la sua parte, perché è una sorta di torta, capito? Sì, esatto. Sì. Qualche pezzettino di peperone. Poi ognuno giustamente mette le verdure. Vabbè, che le cose piacciono. C'è fuori, sì. Diventa invernale, primaverile. Un po' di formaggio. E andiamo con un altro disco di pasta, in questo modo. Uno, anche se si rompe non fa nulla, perché tanto in cottura poi si salda. Così andiamo sempre di nuovo con la besciamella. In questo modo. Questa è una pasta veramente eccezionale, croccantina e molto buona. Poi sono delle idee, chiaro, no? Poi ognuno queste idee le personalizza. Le personalizza. Esatto. L'ultimo strato, ci mettiamo sempre un po' di besciamella e andiamo a mettere qualche fettina di scamorza affumicata, perché la scamorza affumicata è ruffiana, piace. È ruffiana, piace. E a noi le cose ruffiane ci piacciono. Andiamo in forno. Sì, l'hai tagliato tu, immagino. Andiamo in forno, vedrai. Andiamo in e siamo pronti per impiattare. Qui tolgo un po' perché facciamo un po' di ordine. Un po' di pulizia. Ah, sì, ma dai. No, ecco, ti ha detto l'arrosto. Lui era concentrato sull'arrosto. Sì. Guarda, vedi come esce. Mettiamo un po' di sesamo. Di papavero, di sesamo. O per gli amici siciliani, ucimino. Ucimino. Esatto. Solleviamo questa, la che meraviglia qua. Andiamo via in questo modo. Poi, si presenta molto grazie Daniele. Prego. Già questo è un piatto, esatto. Poi se vuoi ci aggiungi, vedi che bello l'arrosto, che bello che ha dentro. Andiamo. Tutte le erbe che abbiamo messo, la senape che gli dà sapore, sì, ed è a contenti tutti. Ecco, questo è un piatto per la tua famiglia, è perfetto, è bello e buono. Sei. Minimo voi siete in sei, poi con i fidanzati, sì, gli dovrei amici, diciamo forse raddoppiare le, e certo ne devi fare due tre. Per questo basta per uno forse. Intanto sì, presentiamo l'arrosto alle erbe con mille foglie, ecco, di verdura di Fabio Potenzano. Bravo, bravo Fabietto. Grazie, buona continuazione. Senti, intanto che sentiamo tutti i tuoi successi, che sono meravigliosi, d'altronde